Impegnava a scopo di trapianto che finora ha conosciuto diversi modi di approccio anche qui a Bari, e cioè la tecnica open, aperta attraverso una mini incisione non botonica, la laparoscopica and assisted, cioè con l'assistenza della mano, la laparoscopica pura. Questo è il primo prelievo fatto con il robot. È una tecnologia, questa, sicuramente all'avanguardia a livello internazionale, e in Italia sono pochi centri in cui viene fatto sia il trapianto che soprattutto il prelievo dell'organo a scopo di trapianto, tipo Cagliari, Padova, il Careggio di Firenze e ora anche a Bari. È una realtà, diciamo, che ormai prenderà piede, perché è assolutamente fattibile, ha dei grossi vantaggi rispetto a tutte le altre tecniche, perché è mini-invasiva e soprattutto si avvale della tecnologia robotica che facilita nella sicurezza il prelievo. Per quanto riguarda il trapianto da donatore vivente, grazie alla stretta collaborazione con il centro di coordinamento regionale e il gruppo del centro che si occupa della donazione da vivente, capeggiati dal professor Gesualdo, l'anno scorso siamo stati il terzo centro in Italia per numero di trapianti da vivente, con ottimi risultati. Il robot è stato, diciamo, introdotto su una esperienza consolidata negli anni. Fino al 1974 si fa trapianto da donatore vivente, anzi è stato il primo che è stato fatto qui a Bari, e ora con la tecnologia robotica, in virtù dei due robot che abbiamo, abbiamo la possibilità, forse in un prossimo futuro, di fare anche il trapianto con i robot, non solo il prelievo di rene a scopo di trapianto del vivente, ma anche il trapianto stesso. Detto per inciso, a settembre avremo un congresso nazionale in cui si farà per la prima volta in queste sedi congressuali un trapianto da donatore vivente, sia prelievo che trapianto robotico. Ospiteremo dei grossi professionisti, per cui sarà anche un'occasione per parlarne, per vedere come.